Ciao, sono il capitano dei carabinieri, Maria Antonia Secconi. Comando la sezione atti persecutori e mi occupo dei reati di violenza di genere e violenza domestica. Oggi rispondo alle vostre domande. Si manifesta in diverse forme di abuso, attraverso la violenza fisica, quella sessuale, ma anche quella psicologica e quella economica. Indica tutti gli atti di violenza che si verificano in ambito familiare e affettivo tra attuali e precedenti partner. Se ti umilia, ti ricatta, ti maltratta e nella tua casa o con il tuo partner non ti senti al sicuro, c'è qualcosa che non va. Se le sue attenzioni diventano eccessive e ti provocano uno stato di ansia e paura, significa che si è oltrepassato il limite che separa il normale corteggiamento dall'abuso. Verrai accolta e ascoltata in un ambiente protetto, avrai assistenza psicologica e legale gratuita, ospitalità alloggiativa per te e per i tuoi figli presso i centri antiviolenza e le case di rifugio. Se ti dice cambierò, è l'ultima volta che ti faccio violenza. Non lasciarti convincere. Chiedi supporto al 1522. Non lasciarti intimorire dalle offese e dalle minacce. Denuncia. Se provi sensi di colpa per i figli, ricordati che per loro è meglio vivere in un ambiente sereno piuttosto che assistere ad episodi di violenza quotidiana. Se sei ferita e hai dei lividi, vai al pronto soccorso o dal tuo medico. Sentiti libera di dire la verità. Chiama il 112. Chiama il 112. Chiama il 112.